Buongiorno a tutti ragazzi, quinta puntata della carriera di FIFA. Siamo sempre con il Catanzaro e oggi andremo a sfidare lo Spezia, primo in classifica, la partita più importante della stagione. Come potete vedere ci distaccano ben 11 punti, 11 punti che potrebbero diventare 8 in caso di vittoria. Ci siamo! La partita dell'anno, Catanzaro-Spezia. Ciao Luigi, ciao Pierluigi Pardo. E non ciao Lele Adani. Potevi anche startene a casa. Allora, è piove, è piovoso, un po' schizza la palla, quindi diciamo che per noi giocatori tecnici ci saranno un po' più di difficoltà. Guion, sì, bella. Attenzione, 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 che posso giusto fare già 1-0. Se crosso non faccio mai gol, quindi faccio così, che tanto non faccio gol uguale, però. Tira, tira. Hanno cercato subito il gol. Ogni tanto prendono, fanno degli scatti impossibili. Non so come facciano. Poi ci provo io. Ma perché? Perché il mio portiere non la blocca? Ma che problemi ha? Era una scorreggia. Quella la paravo pure io. Con una mano la bloccavo, tra l'altro. Mo li faccio male. Mo gli entro sulle caviglie. La mette dietro. No, il mio portiere. Il mio portiere dove va esattamente? Cioè, fatemi vedere il replay, vi prego. Fatemi vedere il replay. Ma cosa ha fatto quel portiere? Cosa ha fatto? Ma questo portiere siamo sicuri che è così forte come dicono i punteggi? Oddio, Iemmello. Sì, loro ovviamente hanno un portiere degno. Sì. Rigore, rigore. Eppure espulsione. Non è espulsione? Ma che schifosi. Tanto il rigore me li pa... No! L'ho brutto. Fallire, può essere il gol del pari. Sbaglia la dischetta, conclusione che termina fuori. Sì! Yemidu! Rigore! Due rigori! No, lo sbaglio pure questo, io lo dico, sbaglio pure questo. Perché non gli dà mai un'ammonizione? Ma neanche un'ammonizione! Oh, perfetto, eh? Potrebbe tornare in parità. Realizza il calcio di rigore. Bene. Ah sì, espulsione. Abbiamo saltato il filmato, però l'ha espulso. Se non approfittiamo di questo vantaggio numerico, siamo veramente dei, non lo so, delle libellule, delle capre, Moro. Dei termosifoni. Wow. No. Ottima verticalizzazione. Pallone in profondità. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario. Straordinario. Non è che lui è straordinario, è che io sono scarso, è diverso. Via, bravi, bravi. Cannavaro, ancora. Oddio, oddio, che prateria. Spazio per il contropiede. Iemme. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Tiro! Iemmidu. Può puntare la porta. No, quel portiere mi ha rotto. La respinta, pallone ancora buono. Sì! Quel portiere mi ha rotto veramente il cazzo, le para tutte. Sì! Sì, D'Andrea, quanto è forte! Vamos, con la mia capigliatura che avrò un giorno. Ma questa superiorità numerica si fa sentire. Ehi, no, fatemi scherzi, adesso qua sapete cosa faccio? Mi metto a fare melina. Sempre se riesco a prendere la palla! Respinge, allontana il pallone. Oh, cosa ha salvato! Bravissimo. Metto qui, adesso faccio passaggettini. Tac. Poi questi sono forti, primi in classifica. Non è che mica parliamo di patate. Passano i minuti, ne mancano sempre tech, meno. I tifosi di casa che vogliono questa vittoria. Tech. Vedi, non riesco a stare in difesa. Mi viene da andare in avanti. È più forte di me. Guarda che tiki-taka, oh. Oh, mamma mia. Sbiascicometro. Madonna mia, ma che azionazza. Cioè, io con l'idea di difendere il risultato sono andato a segnare, perché sono troppo forte. 3-1. Beh, qua direi che possiamo anche andare a simulazione. Tanto non penso che facciano due gol. Anzi, sapete cosa c'è? Siccome io nel calcio ho visto succedere di tutto, evitiamo, dai. Bene, bene. 3-1, andiamo, facile. Allora, vediamo un po' gli altri. Il Palermo ha vinto. Abbiamo 8 punti che ci separano dallo Spezia. Il Palermo, attenzione, primo, ha superato lo Spezia. Abbiamo 10 punti. Vabbè, 10 punti non sono tanti comunque. Sono poco più di 3 partite. 3 partite
È un attimo, però noi da qua in poi non possiamo più perdere. Andiamo un attimo in rosa perché devo vedere una cosa. Io non vedo, ecco, non vedo più. Ma Donnarumma l'ho venduto. Perché non ho più attaccanti? In che senso? Allora, mandiamo intanto il nostro osservatore per il settore giovanile. Lo mandiamo in Italia. Facciamo 9 mesi. Siamo messi male. Mi sa che questa squadra la lasciamo subito. Chi è quello che se ne va? Ma! Non ho capito perché. Perché è andato via Biasci? Mi sono dimenticato di rinnovare il contratto a Biasci. Ma che infame però. Ma che infamazzo. Abbiamo perso Biasci. Non è possibile. Ah beh, però ancora lo possiamo usare per 5 mesi. Ah beh, ma che me ne frega. Io tanto poi me ne vado. Ma sì, ma non me ne frega niente. Io me ne vado poi. Quindi adesso possiamo ancora usarlo. Non è che se n'è già andato. No, no, Biascione è là. Che infame però. Che infame. Ma che infamazzo. Ma sapete cosa faccio adesso? Io vado a prendermi uno a parametro zero al suo posto. Mo' ti faccio vedere io. Che forte questo. Che forte, lo voglio. Questo è fortissimo. Madonna, Harry Martin. Altro che Biasci. Mo' Biasci lo manda a quel paese. Sapete cosa faccio? Mi prendo anche un centrocampista in questo modo, dai. Me ne frega dei giovani. Tanto poi non mi devo ancora fare la squadra, quella ufficiale. Ma che scarsi. Ok, vieni a me, Martin. Allora, cruciale, accetta, assolutamente. Però no, non ho soldi. Va bene, un anno, dai, va benissimo. Non c'ho soldi. Io ho tutti i soldi, cosa me ne frega? Tanto me ne vado via da sta squadraccia. È ridicola, mannaggia. No, non possiamo prendere. Non possiamo pagarlo, come lo paghiamo? Vai, simuliamo contro la Samp. Ma perdiamo sempre con la Samp. Perdiamo sempre, abbiamo già perso l'altra volta. Mi sa che non si possono più simulare le partite. Qua vanno giocate tutte. Dai, proviamo a simularne un'altra. Boh, non si vince, non si vince più. Se non le si gioca, non le si vincono. Ormai tanto è impossibile arrivare tra i primi due. Se non vinciamo contro la Ternana, non so che fare. Mister, sono felice dell'elevato minutaggio che mi sta concedendo. Grazie. Ma Iemmello, guarda, se non fosse per te in questa squadra, io non so, apprezzo il tuo impegno. Cioè, sei troppo forte, Iemmelluzzo. Mi ha deluso molto il tuo amico Biasci. Ternana, dai, quelli sono stanchi, ma siamo stanchissimi anche noi. Simulazione veloce. La deriva del Catanzaro. Troppe partite ravvicinate. I miei giocatori non ce la fanno. Ok, vediamo un'altra simulazione. E perdiamo anche questa. Vai. Che bello. Tanto ormai, guarda. Prossima contro la Reggiana. Simuliamo ovviamente anche questa. Ormai ho deciso. Non riesco più a classificarmi tra i primi due. Però siamo ottavi. Attenzione. Raga, siamo più 9 punti. Con una partita in meno. Non possiamo assolutamente evitare i playoff. E vai, altra partita senza vittoria. Non si vince più perché sono stanchi i giocatori. Io le simulo tutte perché non vedo l'ora di finire questa stagione, di andare in Serie A. Venezia, questa è importante. Questa qua mi sa che è meglio giocarla. Se perdiamo qua... Ma sapete che vi dico? Io la simulo. Io mi fido di loro. Mi fido dei miei. 4-1. 4-2. Tutte perse. Però siamo comunque ottavi, Dai, poi calcio di inizio di una gara che Modena, che ci hanno fatto su. Forse ci hanno battuto, mi sembra, quando abbiamo giocato l'altra. Dobbiamo vendicarci. Bene. Vai. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Interviene il portiere, sventa il pericolo. È tutto solo. Sì, Iemmello. Dopo due ore. Palla ancora lì. Come fa a pararle tutte? Dai. Chiama il giocatore, vamos. Parte il tiro. Che gol! Madonna, che rete! Golasso d'Andrea, è fortissimo sui calci d'angolo. Faccio sempre la stessa cosa e faccio sempre gol. Bene. La decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Sì. Può metterla da lì. Mamma ragazzi, Iemmelluz! Tu sì che sei il capitano! Altro che Biasci, il traditore!
Sbiascione, m'ha tradito Biascello. Ma sì, ma non mi interessa, tanto me ne vado. Prossimo anno faccio le tende, vado ad allenare una squadra di Serie A. Ovviamente non la, come dicevo nelle prime puntate, deve essere una cosa realistica. Non posso andare al Milan, alla Juve o all'Inter, perché non prenderebbero mai un allenatore così emergente. No, neanche Atalanta, però posso dire tipo un... Ogni volta che parlo, che faccio un discorso, non riesco a giocare. Un Bologna, un Sassuolo, ecco, tipo una squadra così. Sì, bene. Bene. Ma ci mette sempre 3 ore per tirare. Poi comunque non è realistico che il portiere proprio arrivi lì davanti, ti toglie la palla dai piedi. È impossibile, non succederà mai. Grande possibilità questa. Rete 3-1 con il traditore Biasci. Traditore. Andiamo a simulazione. Vediamo un po' come riusciamo a perdere sta partita. Io guarda, sono sicuro che entro 10 minuti il Modena fa gol. Comunque l'importante è mantenere il risultato. Poi anche se dovessimo prendere un gol verso la fine non importa. Basta che non la pareggiamo questa, perché veramente sarebbe clamoroso. Occasione interessante. Gol, Iemmello, facile. E a sto punto vai al risultato. 4-1, facile. Attenzione che siamo a meno 7 punti dal rischio play-out. Possiamo uscire fuori dai play-out per 7 punti. Però abbiamo una partita in meno, quindi questa qui, se la vinciamo, andiamo a più 10. Dai, dai. Perché non si vince più? Comunque, perché non si vince più? Ho la stessa squadra che prima mi faceva vincere. Però bisogna vedere anche morale, tutte queste cagate qua. Adesso non ho voglia. Voglio concludere il prima possibile questo campionato. Dai, simulazione 1-1. Dai, va bene, dai. Almeno non abbiamo perso. Brisigonza, il famoso Brisigonza. Mi avete scritto nei commenti che il Brescia dovrebbe essere. E adesso io non ricordo, perché sono passati dei giorni. Poi ho avuto l'intervento. Non sono stato molto dietro ai commenti, ma giuro che adesso recupero tutto il tempo perso. Siamo sempre settimi a meno 5. Non dobbiamo rischiare, eh? Non dobbiamo rischiare. Anche ottavi va bene, anche ottavi, perché andremo in Serie A anche da ottavi. Questa è la barzelletta delle regole della Serie A. Abbiamo perso contro il Brisigonza. Io sta cosa di playoff, playout la abolirei, perché secondo me deve salire in Serie A la prima, la seconda e la terza. Non può la settima giocarsi la chance di salire in Serie A. Comunque siamo a meno 2, è già più rischioso, eh? Perdiamo questa, possiamo andare fuori. Però beh, ce ne sono ancora altre poi per recuperare. Simuliamo. È un'altra sconfitta. Non si vince più. Attenzione alla Cremonese, eh. Mi sa che questa la dobbiamo giocare. Questa la dobbiamo giocare. Questa la dobbiamo giocare assolutamente. Perché se no mi sa che non andiamo in Serie A. Giochiamola. Vai. Si libera bene, occhio, perché solo. Vabbè, tiralo ancora più forte, no? Prova. Grande parata. Mamma, che legnata! Che legnata! Disturbo. Occhio alla ripartenza. Rete, facile. E andiamo. Van de putte, Van de putte. Bene. Ma cos'è? Ora non fanno gol, guarda. Madonna, oggi il mio portiere è in forma. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto quella? E con questa rete si sono fatti raggiungere. Il risultato adesso è ancora in bilico. Bella! Madonna mia, mamma, distrutto! Poi comunque il portiere non potrebbe avere la divisa rossa come la nostra. C'è proprio il regolamento, il portiere deve averla diversa per distinguersi. È uguale. Prosegue spedito ancora. No! Pericolo! E c'è il gol con risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Sì, Iemmello. Mamma mia, la mia unica salvezza. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. C'è la respinta del portiere. Occhio, l'azione non è finita. Madonna.
Game over, finisce qui col pareggio che non può soddisfare, secondo me, la situazione di casa. Il pareggio è sicuramente divertente, due gol per fare. Non riesco mai a fare gol. Si allontana la Serie A. Meno male. Meno male che siamo contro la Cremonese. Grazie al Signore. Partita importantissima. Partita importantissima. Qua non si devono lasciare punti, eh. Ci sono partite, sì. Tira. Cancellare. Ma perché tiro sempre queste pere brutte? Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Grande occasione. 1-0. Hanno trovato presto il gol del vantaggio. Yemidu, Yemidu. Sfugge bene la marcatura. Ottimo intervento. Madonna, meno male che questo qua mi salva sempre, sto portiere. Oddio, l'arbitro, no, rigore. Ha visto i presupposti per il fallo e ha concesso il calcio di punizione. Ah, punizione. L'ho vista dentro, io comunque secondo me era rigore. Guarda che fa gol, guarda che fa gol. Ha segnato un pareggio meritatissimo. Ma in che senso? Ma in che senso tutto ciò? Ma come? Ma in che lingua? Ma non ha senso. Ma non ha proprio senso questa cosa. Volta però si è dovuto arrendere. Dai, però mica, non è possibile ogni volta. Ma quando li correggono questi errori stupidi? Ciao. Ciao. Ovviamente nella vita reale non farei mai così, perché poi lo demoralizzerei. Però non è una cosa normale. Yemidu. Yemidu. E c'è la rete. E dunque si riporta in vantaggio. Ah, mi fa male la testa. Qui la minaccia. Oh, Iemmello. Ma come va tutto questo spazio, cioè? Non è finita. No, questo era un gol fatto. Come ho fatto a passargliela quel traditore? Vai, Iemmello. Sì, no, ma sempre me l'allungo, però. Vai. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Sì. Che gol! Facile! Boh, e va, si va a simulazione. Si va a simulazione. Ormai 3-1. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Sì, che finirà così, Pier. Fischiamola! Oh, bene. Classifica, come siamo messi? Siamo sempre a più 2 dalla Cremonese, ma non possiamo perdere con il Borgo Calcio. Ragazzi, allora, il video di oggi finisce qua. Nella prossima puntata finiremo la Serie B e sicuramente saremo classificati per i playoff e raggiungeremo la nostra amata Serie A. Finalmente! E poi vediamo in che squadra possiamo andare e vediamo chi ci cercherà, se ci cercherà qualcuno, altrimenti ci tocca rimanere al Catanzaro. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un altro video di FIFA o di qualsiasi altro gioco. Ciao! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.